Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme ai ferri questo portacellulare molto semplice e si realizza anche in pochissimo tempo, quindi ideale per coloro che stanno anche iniziando da poco a lavorare ai ferri, quindi è un progetto che va bene anche per i principianti. Allora, io ho realizzato il mio portacellulare per la misura del mio telefonino. Vedete? Ora lo apro. Ed è giusto giusto la misura del mio telefono, però nel corso del tutorial vi darò tutte le indicazioni per poterlo realizzare di altre misure, perché comunque non tutti i cellulari hanno la stessa misura, quindi nel tutorial vi dirò passo passo come fare per poterlo realizzare di un'altra misura. Allora, per realizzare il mio portacellulare io ho utilizzato del cordino Swan, questo qua, che ho lavorato con dei ferri numero 4. Inoltre ci occorrerà anche un uncinetto per realizzare appunto quest'asola che ci permette poi di poter chiudere il nostro portacellulare, quindi l'ho realizzata con un uncinetto. Inoltre poi ci servirà qualche spillino da sarta, ci occorrerà un metro, un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga, vedete questo qua. Ci occorreranno delle forbici, un segnapunti e un bottoncino. Io utilizzerò questo bottoncino per la chiusura, però per quanto riguarda la chiusura ognuno è libero di scegliere la chiusura che più gli piace. E inoltre poi alla fine io ho decorato il mio portacellulare con questo fiorellino realizzato sempre all'uncinetto e vi lascio il link del tutorial per poterlo realizzare giù nell'info box. Però comunque se non lo volete decorare, comunque il portacellulare, vedete, è bellino anche senza essere decorato. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Inoltre, giù nell'info box vi lascio anche un link per chi è interessato a poter acquistare i materiali. Vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sulla mia pagina Instagram e vi lascio sempre il link delle pagine giù nell'info box. Andiamo al tutorial e realizziamo questo bellissimo portacellulare. Allora, prima di iniziare a realizzare il nostro portacellulare, bisogna prendere prima le misure perché non tutti i cellulari sono della stessa misura. Quindi, con il metro andiamo a ricavarci queste due misure, l'altezza del cellulare e la larghezza. Nel mio caso, il mio cellulare è di una larghezza di circa 7 centimetri e mezzo, vedete? Mentre invece è di lunghezza 16 centimetri. Quindi io dovrò avviare un numero di maglie che corrisponde alla misura della larghezza del mio cellulare, nel mio caso 7 centimetri e mezzo. Vi sconsiglio di mettere qualche maglia in più, di mettere qualche centimetro in più, altrimenti poi viene largo, mentre invece se facciamo proprio la stessa misura del cellulare, il cellulare andrà proprio a calzino nella custodia, anche perché il cordino tende anche un pochino ad allargarsi, quindi facciamo proprio avviamo proprio le stesse misure del cellulare. Quindi ricapitolando, io andrò ad avviare 7 centimetri e mezzo di maglie, cioè andrò ad avviare un tot di maglie che misurano 7 centimetri e mezzo, mentre invece per l'altezza, come avete visto, il mio cellulare è di 16 centimetri, quindi andrò a realizzare un rettangolo il doppio perché poi deve girare anche sul dietro e andrò a realizzare un rettangolo di 32 centimetri, quindi il doppio di 16. Bene, queste sono le misure, ora andiamo al tutorial e iniziamo a realizzare no la nostra borsetta portacellulare. Allora, ho avviato sui ferri 14 maglie, 12 per
più 2 per il vivagno, in totale 14 maglie che corrispondono alla misura della larghezza del mio cellulare, come abbiamo visto prima, di 7,5 cm. Voi poi, in base alla larghezza del vostro cellulare, vi regolate quante maglie dovete avviare. Iniziamo a lavorare. Allora, proprio per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia diritta e di come si lavora la maglia a rovescio, io ho fatto un video tutorial a parte e vi metto il link giù nell'info box. Bene, iniziamo a lavorare in questo modo. Vado a lavorare 3 cm a maglia rasata. Quindi lavoro la prima maglia diritto, allora la prima maglia e l'ultima maglia sono maglie di vivagno e quindi indipendentemente dal resto della lavorazione, come sapete, io le vado sempre a lavorare a diritto. Quindi lavoro il primo ferro a diritto. Tiriamo un pochino la maglia perché è proprio il cordino che è più liscio sui ferri. E vado a lavorare un primo ferro tutto a diritto. Praticamente dobbiamo lavorare un totale di 8 ferri a maglia rasata, 8 ferri che equivalgono poi a 3 centimetri. Quindi lavoro il primo ferro tutto a diritto, anche l'ultima maglia di vivagno a diritto. Il secondo ferro lo andiamo a lavorare così. Le maglie le andremo a lavorare così come si presentano. Quindi si presentano tutto al rovescio, la prima maglia la vado a lavorare a diritto, mentre invece tutte le restanti maglie che stanno sul ferro le vado a lavorare al rovescio. Così. Lavoro tutte le mie maglie al rovescio fino alla penultima e vado a chiudere con una maglia di vivagno a diritto. Quindi proseguiamo a lavorare questi 3 centimetri a maglia rasata. Quindi ho lavorato 2 ferri, ne devo lavorare in totale 8 ferri. Quindi vado a lavorare gli altri 5 ferri e ci vediamo al termine del bordino a maglia rasata. Bene, ho terminato il mio bordino di 3 cm a maglia rasata, quindi ho alternato 8 ferri, un ferro a diritto e un ferro a rovescio, un ferro a diritto e un ferro a rovescio. Ora iniziamo a lavorare a grana di riso e proseguiamo in questo modo. Lavoro la prima maglia a diritto, poi lavoro un'altra maglia a diritto e alterno con una maglia a rovescio, una maglia a diritto e una maglia a rovescio. Quindi per tutto il ferro non dobbiamo fare altro che alternare un punto a diritto con un punto a rovescio e terminiamo sempre con una maglia a diritto che è la maglia di vivagno. Bene, ho terminato il primo ferro appunto grana di riso. Ora devo fare il ferro di ritorno. Il ferro di ritorno è uguale poi a tutto il resto della lavorazione. Quindi per il ferro di ritorno non dobbiamo fare altro che lavorare una maglia a diritto. Poi vedete dove si presenta la maglia a diritto, la andiamo a lavorare al rovescio, mentre quando si presenta al rovescio la andiamo a lavorare a diritto. Sul diritto lavoro il rovescio e sul rovescio lavoro a diritto, sul diritto a rovescio e sul rovescio a diritto. Praticamente questa è la lavorazione a grana di riso. Vedete, sul rovescio lavoro a diritto, sul diritto lavoro a rovescio, sul rovescio lavoro a diritto e chiudo con una maglia a diritto che è la maglia di vivagno. Quindi ora, il ferro successivo, non dobbiamo fare altro che ripetere la lavorazione. Sul rovescio andiamo a lavorare a diritto, sul diritto al rovescio, sul rovescio a diritto e così via per tutta la lavorazione. Allora, io andrò a lavorare a maglia grana di riso per 13 centimetri, perché più 3 centimetri a maglia rasata, in totale 16 centimetri, perché il mio telefonino, come abbiamo visto pure prima, è alto
16 centimetri, quindi raggiungo i 16 centimetri totali della prima parte e poi ci vediamo al termine dei 16 centimetri. Quindi in totale a grana di riso vado a lavorare 13 centimetri. Bene, ho terminato i 13 centimetri a maglia a grana di riso con più i 3 centimetri della lavorazione a maglia rasata. Ho raggiunto i miei 16 centimetri, quindi l'altezza totale del mio telefonino. Vedete? Beh, questo bordino qua andrà sopra e ho coperto la prima parte del telefono. La maglia dove abbiamo fatto il bordino a maglia rasata è la parte che andrà sopra al telefonino, che poi andremo a chiudere, che poi dopo vi farò vedere. Bene, una volta che abbiamo terminato questa parte, dobbiamo iniziare l'altra parte, la parte che va sul dietro, e praticamente è un continuo di questa lavorazione. Quindi che faccio? Io ho lavorato in totale 40 ferri, appunto, grana di riso. Vado a mettere un segnapunti qui, una maglia qualsiasi dell'ultimo ferro che abbiamo lavorato qua, e procedo a lavorare sempre appunto grana di riso per altri 13 centimetri con questa lavorazione. Quindi in totale vado a lavorare altri 40 ferri a maglia grana di riso. Quindi continuando con la lavorazione, ho messo questo segno qua perché questa sarà la parte che la metà, diciamo, che andrà a coprire, il nostro telefonino. Quindi vado avanti con la lavorazione e ci vediamo al termine dei 40 ferri a grana di riso. Bene, ho lavorato gli altri 40 ferri appunto grana di riso per un totale di 13 centimetri, quindi uguale a quest'altra parte dove abbiamo iniziato a lavorare appunto grana di riso. Ora dobbiamo iniziare a lavorare a maglia rasata. Praticamente ci dobbiamo riportare come da quest'altro lato come abbiamo iniziato. Quindi andiamo a fare gli 8 ferri, scusate, a maglia rasata. Allora, io ho terminato di lavorare i miei 40 ferri appunto grana di riso. Ho terminato il mio 40° ferro, vedete, sulla parte a diritto del lavoro. Quindi inizio a lavorare le mie 8 maglie a maglia rasata con un primo ferro a diritto, perché vedete, mi trovo sulla parte che va a diritto. Se voi casomai terminate, magari fate qualche ferro in più in base alle misure del vostro cellulare, terminate con i vostri ferri sulla parte a rovescio, esempio da quest'altro lato, iniziate con un ferro a rovescio, così da potervi poi trovare con la parte che va al diritto, sul diritto del lavoro. Quindi io ora inizio a lavorare i miei 8 ferri a maglia rasata per un totale di 3 centimetri. Quindi una maglia rasata, inizio a lavorare il mio primo ferro tutto a diritto, come vi ho fatto vedere prima all'inizio del lavoro. Quindi vado ad alternare un ferro tutto a diritto, così. Ecco, con un ferro tutto a rovescio, quindi sulla parte che va al rovescio andiamo a lavorare le maglie così come si presentano al rovescio, tranne la prima e l'ultima che le vado a lavorare a diritto. Quindi lavoro la prima maglia a diritto e poi lavoro tutte le altre maglie al rovescio. E l'ultima maglia a diritto. Quindi proseguo a lavorare in questo modo per un totale di 8 ferri di andata e di ritorno a maglia rasata per una misura complessiva di 3 cm come abbiamo fatto all'inizio. Bene, ho terminato i miei 3 cm lavorando a maglia rasata. Ora vado a chiudere le maglie. Quindi lavoro una maglia a diritto, lavoro un'altra maglia a diritto e poi vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia che abbiamo lavorato, così.
Lavoro un'altra maglia a diritto, mi raccomando, non tirate troppo il filo, andiamo a fare una chiusura morbida, altrimenti poi non ci troviamo con la parte iniziale, del portacellulare. E vado ad accavallare. Se non riuscite con i ferri, potete anche tranquillamente accavallare con le dita, così. Vado a lavorare una maglia a diritto e vado ad accavallare, così. Vedete? Quindi andiamo avanti a chiudere le maglie fino alla fine e noi ci vediamo alla chiusura dell'ultima maglia. Bene, sono arrivata all'ultima maglia, la lavoro così, vado ad accavallare, tiro e tolgo il ferro. E questa è la nostra parte finale del portacellulare. Ora, prima di tagliare il filo, andiamo a recuperarci un bel po', di filo in modo tale da poterlo utilizzare per fare la cucitura, su questo laterale. Quindi andiamo a prendere un po' di filo, magari un pochino in più e non in meno, in modo tale da riuscire a fare la nostra cucitura. Poi se avanza lo tagliamo. Facciamo passare il filo che abbiamo appena tagliato attraverso l'asola, così da assicurarci bene che venga chiuso. Così. E abbiamo in questo modo terminato di lavorare il nostro portacellulare. Ora iniziamo con la cucitura. Bene, ora iniziamo a cucire i lati del nostro portacellulare. Quindi, questa è la parte che va sul diritto e vado a piegare il rettangolo su se stesso, facendo andare la parte a diritto dentro, così. Io già ho infilato un ago, questo qui con la corona un pochino più larga. Facciamo combaciare bene i due lati, magari per avere una cucitura più precisa, possiamo anche andare a mettere degli spillini. Quindi andiamo a fermare i lati per bene, vedete, facciamo combaciare bene anche le due parti che abbiamo lavorato a maglia rasata. Facciamoli combaciare bene e mettiamo qualche spillino così. Ora in modo tale da facilitarci la cucitura. Metto qualche altro spillino qua. E un altro qua alla fine, in questo modo. Faccio la stessa cosa anche per quest'altro lato. Vado a fermare con gli spillini. Ora bene, una volta che abbiamo fermato bene il nostro lavoro, possiamo iniziare con la cucitura. Bene, iniziamo a cucire il nostro primo lato del portacellulare. Quindi tolgo un attimino lo spillo. Vedete, qui mi trovo con il filo per cucire dove abbiamo fatto la chiusura. E vado come prima cosa a fare qualche punto qui sull'angolo per chiuderlo bene. Quindi faccio così. Faccio un altro in questo modo. Ora andrò a cucire proprio qui dove abbiamo fatto la maglia, le due maglie di vivagno. Un attimino, ecco qua. Quindi mi trovo con il filo qua, vado da dietro, vedete, e prendo le due maglie così. E tiro di nuovo, prendo la maglia qua, prendo quest'altra maglia e faccio la mia cucitura. Così. Mi raccomando, non tirate troppo, altrimenti poi tira la cucitura. Di nuovo entro qua ed esco da quest'altro lato della maglia di vivagno. Quindi dobbiamo proseguire a cucire in questo modo fino alla fine. Così. Arriviamo qui alla fine e poi vi farò vedere come chiudere.
Bene, sono quasi arrivata alla fine, vedete, della mia cucitura. Quindi mi trovo in questa situazione qua, punto lago qui verso l'angolo, così, e faccio qualche punto sovrapposto, come abbiamo fatto all'inizio, proprio per chiudere bene, così e così. Ora vado a nascondere il mio filo, questo qua, la cuglia attraverso la lavorazione, taglio e poi infilo di nuovo l'ago e faccio la stessa cucitura per quest'altro lato del portacellulare. Quindi facciamo anche quest'altra cucitura e noi ci vediamo alla fine. Bene, una volta che abbiamo cucito e risvoltato, questo è il risultato del nostro portacellulare, vedete? Il cellulare all'interno va proprio a calzino, nel senso che è bello aderente. Vi ripeto, voi se lo volete un pochino più grande, lo volete un pochino più largo, fate qualche maglia in più, qualche centimetro in più rispetto alla larghezza del vostro cellulare. La stessa cosa vale anche per la lunghezza. Come vedete, io qua ho messo un segnapunti perché mi sono ricavata la metà di questa parte, perché ora qui andremo a realizzare un'asola per poter poi chiudere il nostro, per creare una chiusura al nostro portacellulare. Andrò a mettere un bottoncino qui e ora andiamo a realizzare un'asola. Allora, per realizzare un'asola ci serve un uncinetto e il filo che abbiamo realizzato, il cordoncino che abbiamo realizzato il nostro portacellulare. Quindi tolgo il mio segnapunti e punto l'uncinetto qui dove ho messo il segnapunti e vado a realizzare delle catenelle. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8, 9, 10, 11, 12 e vado a controllare se va bene per la mia chiusura. Quindi piego un attimino in questo modo e mi serve ancora qualcun'altra perché andrò a mettere il mio bottoncino proprio qua dove c'è la linea che divide la lavorazione a maglia grana di riso con la lavorazione a maglia rasata, quindi devo andare ancora avanti con le mie catenelle. Quindi ne abbiamo realizzate 12. Tre, tredici, quattordici, quindici, sedici. Penso che ora va bene perché comunque non devi andare neanche troppo largo. Proviamo. Sì, in questo caso va bene. Quindi ho lavorato le mie 16 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima, magari ne lavoro giusto un'altra per la chiusura, così. Vado a chiudere con una maglia bassissima proprio nella catenella, nella maglia bassa proprio di fianco dove abbiamo avviato le nostre catenelle. Quindi punto l'uncinetto, vedete? Questa è la maglia bassa dove abbiamo iniziato le catenelle, punto l'uncinetto nella maglia bassa subito dopo. E realizzo una maglia bassissima, così. Tiro. Taglio il filo, faccio passare il filo nell'asola, così, vedete? E questa è la chiusura. Poi per quanto riguarda le chiusure, ognuno è libero di scegliere come farla. Bene, ora vado a nascondere tutti questi fili e poi andiamo ad applicare il nostro bottoncino. Quindi i fili, sempre con l'uncinetto, andiamo a nasconderli attraverso la lavorazione. Bene, ho messo anche il bottoncino, vedete? Ho messo questo qua, un bottoncino decorativo, vedete che si chiude con questa solina. Inoltre, per impreziosirlo un po', però questo qua, come ho detto già prima, è soggettivo, ho fatto questo fiorellino sempre all'uncinetto.
Però comunque il portacellulare resta molto carino anche senza nessuna decorazione. Bene, questo è il mio progetto. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile, di avervi dato qualche spunto in più. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!